Io sono molto, molto soddisfatto di quello che ha fatto oggi la mia squadra. Sono veramente orgoglioso di guidare un gruppo di ragazzi così che sta crescendo quotidianamente in modo esponenziale. Insomma, abbiamo fatto una prestazione, secondo me, di spessore su un campo importante, contro una buona squadra, con grande personalità. Abbiamo gestito bene il pallone. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ci siamo difesi bene nel momento in cui siamo rimasti in 10, quindi sono veramente contento. Mister, l'espulsione nel finale è arrivata nel momento in cui avevate dato la sensazione di osare un pochino di più, giusto? Sì, è vero. Abbiamo preso il pallino del gioco e purtroppo diciamo che non ci voleva, ci ha frenato. Lì è un po' di inesperienza di Bordin, che è un giocatore straordinario, ha fatto una partita fantastica, però sai di essere ammonito, devi essere un po' più attento. Ai giovani questi errori di inesperienza si possono concedere. Noi in campo oggi avevamo 7 under, di cui 4 2000, quindi per questo quando dico che sono veramente orgoglioso di avere questo gruppo, mi riferisco anche a questo, alla crescita importante che c'è stata da noi oggi. Avevamo Mazzarani, che era un ragazzo che non giocava tantissimo e ha fatto una partita super. Cavellini lo stesso si è fatto trovare pronto, quindi per me queste sono grandi soddisfazioni. Quali sono gli obiettivi di questa Pistoiese nel campionato? L'obiettivo principale è quello di salvarsi il prima possibile, continuando a far crescere quotidianamente i nostri tanti giovani e continuando anche ad avere un'idea di gioco ben precisa come quella che si è vista oggi. Il campionato lo vince il Monza. No, non era una domanda. Dopo cosa succede? Dopo penso che ci siano 4-5 squadre che si possono contendere quei posti. Tra i 23, diciamo, della Provercelli e i 18 della Pianese ci sono 7 squadre. 2 o 3 posti playoff ci possono legittimamente aspirare in tanti, no? Sì, la classifica è molto molto corta, con due risultati utili puoi fare un salto in avanti importante, però allo stesso tempo ti devi guardare alle spalle perché questo è un girone dove c'è veramente grande equilibrio, tolto, come diceva lei prima, il Monza, per il resto c'è veramente grande equilibrio. Sono Cavellini e Mazzarani, sono due ragazzi del 2000. Mazzarani ha fatto che non giocava, Cavellini è rientrato dopo un po'. Cavellini ha fatto il difensore centrale. Mazzarani, che è un difensore, ma oggi ha fatto quasi l'attaccante, il centrocampista. Come giudicate la vostra prestazione, Cavellini? No, siamo contenti, siamo soddisfatti, anche se abbiamo avuto troppe occasioni da gol sprecate. Ci è andato un po' male, però comunque difensivamente siamo stati pronti, eravamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Purtroppo, come ho detto, abbiamo sprecato molte occasioni, ma questo è il calcio, non si può fare niente. Mazzarani, centrocampista, l'avevi già fatto in passato? No, ho fatto il quinto a destra, è un ruolo come insolito, non l'avevo mai fatto. Ho fatto sempre quel difensore centrale, il terzino destro, però il mister mi ha provato così in settimana. Mi sono allenato bene, visto che potevo farlo, mi ha messo in titolare. Eravate in 4-2000 in campo, vi siete trovati bene, coetanei. Come prestazione generale della squadra? Al momento dell'espulsione sembrava che la squadra fosse in fiducia. Sembrava che stesse dalla parte nostra la partita prima dell'espulsione. Abbiamo avuto due o tre occasioni di fila, purtroppo dopo l'espulsione loro hanno preso più fiducia, sono venuti più nella nostra metà campo e noi comunque credo che ci siamo difesi con rispetto. Tu Cavellini hai fatto parte di una difesa collaudata. Non si è sentita la mancanza degli assenti perché mi sembra che le Pistoiese non abbiano rischiato nulla dietro. No, sì, come ho detto prima, difensivamente eravamo pronti, ci siamo preparati bene in settimana e Franco ci ha mostrato, ci ha detto ogni dettaglio degli attaccanti, quindi noi siamo stati pronti. E per il fatto dei 4-2000, sinceramente non si dovrebbe nemmeno guardare l'età.
siamo fatti trovare pronti e questo basta avanti.